Ragazzoli, non ve lo posso immaginare tutto quello che ho visto. Un po' di sospetto ci poteva essere, no? Legato anche ai tempi che corrono. Ci hanno fatto mettere i camici. Non credevo mai che fosse una cosa così, anche complicata se vuoi. Per quanto tu possa leggere gli ingredienti, vederlo coi tuoi occhi è tutta un'altra cosa. L'impastatrice ricalca un po' il metodo naturale che facciamo noi casalinghe nel realizzare i dolci. Ho fatto anche questa domanda rispetto anche alle materie prime che vengono usate. Chiaramente se le materie prime sono buone, il prodotto finale sarà buono. Era morbida, sembrava di velluto. Lo ha schiacciato sul serpentone di pasta e ha tagliato una rondella, perché lo spessore deve essere perfetto. E poi piano piano che giravi il rullo, tu lo vedevi il cambiamento. E lì è il forno che fa tutte queste cose. Hanno cominciato a farcire il primo strato con un serpentello di cioccolata. È una tavoletta con scacchi sopra, si potrebbe giocare a dama. Vengono messe una dietro l'altra e poi tac, tac, tac. Un lavoro così mi piace perché è un progresso mica da poco. Erano buonissime. Ho sentito la genuinità dei prodotti. Morbide, fragranti. È stata tutta una sorpresa, dall'inizio alla fine.